ragazzi, io sono Ghisio G, riprendiamo Mega Man Star Force 2 Zerkarix Ninja. L'ultima volta abbiamo preso l'onda cielo per arrivare a Messi, che è questa... Messi è il coso del lago. Non capisco una parola. Evi direi di parlare con i paesani allora. Lei non è il conduttore che c'era in TV l'ultima volta? Mi scusi? Riesce a capirmi? Pare di no. Sembra quasi un abitante di Lectopia. Ok, troverò qualcun altro. Perdoni il disturbo. Shh, stai zitto. Cosa? L'ho capito. Stavo per avere un'idea brillante, ma poi siete arrivati voi a rovinare tutto. Sono circondato dagli dilettanti. Non avete visto che ero occupato? E poi si può sapere cosa volete da me? Ecco, non parliamo la lingua, quindi ci serve un aiuto. Stiamo cercando qualcuno in grado di capirci. Ecco perché... Sì, vi capisco perfettamente. Mia madre è nata in Lectopia. Allora potrebbe... No. Ma non abbiamo ancora chiesto niente. Volete chiedermi di aiutarvi, giusto? Volete aiuto del grande Jerry Romero? Mi avete preso per un babysitter? Beh, non lo so, sono occupatissimo. Perché? Ehi, lascia perdere, Press. Mi sembra impegnato, troveremo qualcun altro. Un momento. Non andate via. Cioè? Ditemi, siete venuti qui a Loch Ness da soli? Sì. E cercate aiuto perché non conoscete la lingua? Sì. Oh, benone. Il pubblico ne andrà pazzo. Telecamera, voglio subito una telecamera. Due poveri ragazzi sono rivolti a me in cerca di aiuto e io gli ho dato il mio prezioso tradut. Sì, perfetto, sarà un servizio memorabile. Conto su di voi. Telecamere pronte. Ok ragazzi, ora fate una faccia fritta. Cosa? Si può sapere cosa sta succedendo? Ok, tutti pronti? 3, 2, 1. Cosa c'è? Avete bisogno di aiuto ragazzi? Perché all'improvviso è diventato gentile? Le ho detto che non conosciamo la lingua. Oh, non parlate la lingua del posto e vi serve il mio aiuto? Poveretti, vi sono vicino. Due poveri ragazzi tutti soli, in un paese dove nessuno li capisce. Chissà che solitudine. Bene, allora vi darò questo. Geotunnel Tradut. Grazie? Oh, no, è un mio dovere. Quando vedo dei ragazzi in difficoltà, so che è mio dovere aiutarli. Ora devo andare. E voi due, siete forti! Siate forti. Veramente? Cosa è appena successo? E stop! Bene, molto bene! È stato grandioso, strepitoso! Il pubblico ne andrà pazzo! Yeah. Non era Virgo che rideva così? Oh beh! Oh, siete ancora qui? Abbiamo finito, quindi potete andare. Che simpaticone. Chi era quel tipo? Un regista televisivo, immagino. Chi si crede di essere? Ha cambiato personalità davanti alle telecamere. Quel servizio era tutta una montatura. Una bufala gigantesca. E cosa significa siate forti? Sì, è stato piuttosto imbarazzante. Ma abbiamo ottenuto il traduttore. Quindi alla fine c'è stato aiuto. Io sono lo stesso furibonda. Calmati, Press. Dovremmo iniziare a cercare Zack, non credi? Parliamo con un po' di persone. Non c'è assolutamente... Ok! Perché? Perché c'è Copper qui? Ah! Signor Copper, è proprio lei? Geo? Non avrei mai pensato di trovarti qui. Sì, in effetti potrei dire la stessa cosa di lei. Ma immagino sia qui per indagare su Messi. Ah, esatto. La polizia è piuttosto interessata a Messi. Ed ecco perché sono così lontano da casa. Prima i fantasmi e l'abominevole uomo delle neri. Poi la scomparsa di quei reperti dal museo. Messi potrebbe essere classificato come Emily. Quindi mi chiedo se sia in qualche modo legato agli altri mostri. È solo una mia supposizione, non farci tanto caso. Ora devo tornare alla mia indagine. Ci vediamo. Perché c'era Copper in quel punto che non lo vedeva assolutamente nessuno? Poco dopo. Zack non c'è. Però scommetto che è qui intorno. Dov'è che non abbiamo guardato? Sì, effettivamente lì non mi faceva passare. Manca solo l'osservatorio. Andiamo a controllare.
Non possiamo abbandonare la presa. Che intendi dire? Cosa ci fai ancora qui? Per raggiungere l'osservatorio bisogna attraversare il ponte. Questo ponte è strano. Emetteva una specie di cigolio. Ne sei sicura? Io non sento niente. Io l'ho sentito! Non credo sia molto stabile. Stai esagerando? A me sembra stabile, tutti lo attraversano senza difficoltà. Ho la pelle delicata, non posso rischiare di cadere nel lago. Tu vorresti subito salvarmi, vero? Allora rispondi! Ora stai davvero esagerando. In realtà, forse la tua amica non ha tutti i torti, eh? Trasformati e vai contro la ponte. Vedrai tu stesso. Stai scherzando? D'accordo, vado a trasformarmi. Cambio di damage, Stellas. In onda! Mi viene ancora 6 in onda, ma non c'è più 6, c'è solo in onda. È diverso. Pensi che sia... Sì, di sicuro. È lui la causa del cigolio. Posso aiutarti? Ecco, cosa? Mi dispiace tanto, non sapevo di causare tutti questi problemi. Una mia amica sentiva una specie di cigolio e ero paura di attraversare il ponte. Potessi spostarli da un'altra parte? Beh, ho appena equipaggiato l'abilità PV più 100-150, quindi ero il mio corpo in queste condizioni. Capisco. Mi sento così pesante che non riesco neanche a muovermi. Perché non rimuovi PV più 100-150? Ci ho provato, ma il mio corpo non è tornato normale. Questo è un bel problema. Ci sarebbe un modo. Conosco un NES con un'abilità che rende il corpo più leggero. Potresti andare a chiedere il suo aiuto. Perché? Un'abilità che rende il corpo più leggero? Dove posso trovarlo? Di solito in una piccola isola vicino al centro del villaggio. In una piccola isola vicino al centro del villaggio? Ho capito. Ma facciamo prima tornare normali, ritrasformarci e andare all'isola. Ok. Eccoci qui, un'abilità che rende il corpo più leggero. Sì, ho quello che fa a casa tua. Vedi cosa? Il mio amico non ha assolutamente bisogno. Allora te lo do volentieri. Venga una tua abilità Aeroscar 240. Abilità Aeroscar è la migliore in assoluto per mettersi a dieta. Guardami, se non ci credi ti garantisco che primo ero una montagna di grasso. Altro che se è vero. Ero così grasso che ho preso quelle scarpe aeree per muovermi. Saluto il mio amico da parte mia. Ok. Torniamo normali l'ultima volta e ritrasformiamoci. Ok, sì, è proprio quella. Mega Mancini Aeroscar 240, let's. Oh, molto meglio. Questo è l'effetto della mia Aeroscar 240. Grazie mille. Bene, e anche questa faccenda è sistemata. Ora la presa attraversare la ponte senza problemi. Un momento, ecco il regalo per dimostrarti la mia gratitudine. Vedi come hanno ottenuto l'abilità PV più 100-150. Ora il ponte non si romperà. Ok. Ok, torniamo pure indietro alla presa. Geo, ascolta, il cigolio è scomparso. Sì, ora è tutto a posto. Andiamo subito all'osservatorio. Un ragazzo con gli occhiali? Quello che ha visto Messi? No, non è passato di qui. Però non sapevo che Messi fosse così popolare. Ok, abbiamo riparlato a tutti. Non c'è neanche qui. Torniamo al villaggio. Ok, ritorniamo al villaggio. Un po' un su e giù questa puntata. E rieccoci qui, al misterioso lago di Loch Ness. Ma questa volta Messi, il drago leggendario, apparirà davanti ai nostri occhi. Spero. Stanno girando un altro servizio e c'è anche Romero. Ehi, Press, credi che questo sia il servizio televisivo? L'ultima volta un incidente ha distrutto le nostre telecamere, quindi non abbiamo potuto riprendere le immagini di Messi, ma noi non conosciamo il significato del verbo arrendersi. In onore dei moltissimi fan di Misteri del Mondo, affronteremo ancora una volta il pericolo. Lo sapevo, è il Misteri del Mondo, quello dove Zack è apparso. Dici davvero? Quindi, e ancora una volta la nostra ricerca ci porta a questo ragazzino. È stato il primo ad avvistare Messi. Ecco il ragazzo che ha visto Messi. C'è Zack! Zack! Sì! Ma perché? Cosa ci fa qui? Pare che non gli importi nulla di noi. Press! E stop! Bene, molto bene! Il pubblico resterà incollato al teleschermo. Hanno finito di girare. Andiamo da Zack!
Ok. Zach, spero che tu abbia una buona ragione perché la Prez è incavolata. Zach! Geo? Prez? Cosa ci fate qui? Qui? Qui siamo noi a fare le domande. Cosa ci fai tu in questo posto? Avresti voluto dirci dove ti trovavi, così saremmo venuti subito. Sai quanto siamo stati in pensiero per te? Lo sai? Prez, eravamo preoccupati per te, Zach. Per fortuna ti abbiamo visto in TV. Ecco perché siamo qui. Siete venuti per me? Certamente, visto che non tornavi indietro, era nostro dovere cercarti. Ora andiamo a casa. Aspetta un attimo. Non sono ancora pronto a partire. Eh? Cos'hai appena detto? Ho detto che non me ne vado. Vuoi sapere perché? Perché ho un lavoro importante da fare. Un lavoro importante? Messi, eh? Lo ricordo ancora. Sono stato risucchiato in uno di quei buchi neri a Econet. Scusa, volevo sentire una cosa. E quando mi sono svegliato, stavo precipitando dal cielo. Poi sono atterrato qui, a Loch Ness. Quindi sei stato trasportato qui? Sì, ma non so cosa sia successo di preciso. Ero in un posto nuovo, senza sapere cosa fare. Ho usato il mio navigatore per chiedere aiuto, quando... In quel momento ho visto Messi, proprio davanti a me, ma poi è scomparso subito. Non smettevo di tremare, e non perché avevo paura. Tremavo per l'eccitazione. Avevo visto il vero Messi. Volevo dirlo subito a qualcuno, e ho trovato questa troupe televisiva che girava un servizio. Quelli che se ne sono appena andati? Sì. Erano davvero interessati a quello che avevo da dire. Durante l'intervista mi sono reso conto di una cosa. Ho capito che era mio dovere. Essendo stato il primo ad aver visto Messi, era mio dovere raccontarlo a tutti. Sei impazzito! Credi sei più importante dei tuoi amici? Non credo proprio. Vieni subito qui, Zach. Ora tornerai a casa con noi. Capito? È un ordine. Press, anche se è un ordine, io lo devo... rifiutare! Il signor Romero mi ha detto una cosa. Ha detto che il mio nome verrà ricordato in eterno, perché sono il primo ad aver visto Messi. Romero è qua regista televisivo, vero? Mm-hmm. Zach! Non me ne vado da qui. Vi prego, lasciatemi in pace. Aspetta, Zach! Press, lascialo andare. Non lo considero più un mio amico. Abbiamo chiuso. Eh? Press è più arrabbiata che mai. Sono paralizzato dalla paura. Forse dovresti stare alla larga per un po'. Non vorrei che se la prendesse anche con te, ragazzo. Ma non posso abbandonarla. Devo fare qualcosa per entrambi. Ok, ragazzi, ma usciremo da questo inghippo nel prossimo episodio. Quindi, se avete piaciuto, ci commento, mentre vi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video di Mega Star Force 2 Zerkarix Ninja. Quindi, bella ragazzi!